La pasta. È tutto sera. È pure rotta, stai fermo. Quale? La candelina, non vedi che è tutta spezzata? Non Possiamo farlo in un zappiccio? Ecco il mio. Così. Ci metto un attimo. Ecco. Poi è un forno nuovo. Ecco, cazzo, si è acceso, si è acceso. Ecco. Si è acceso? Sì, sì. Pasta pronta. Ti piace? È buona. Buona! Come è visto? Buona, Vincenzo. È carudocio! Una cioccolata! Chi è mamma? Chi è? Vai, vai! Chi è? Nel frattempo lui tranquillo dorme. Questo è solo una parte di casino che combinano sti ragazzini. Comunque per pranzo avete visto ho fatto quei conchiglioni. Se per caso non l'avete mai fatti, provateli perché sono una goduria. Ragazzi, l'hanno mangiato anche i bambini, certamente l'hanno lasciato qualcuno, però l'hanno mangiato. Ora il problema è che ho fatto prendere da Giuseppe la salsiccia per farla alla brace, no, qua sulla fornacella. Il problema è che non ho la gradiglia, la, no? La griglia per andare a cucinare sto salsiccio, e quindi prendo questa qua, sto salsiccio. Prendo questa qua, che è quella là del forno che mi uscì con la teglia. Mal che vada, se si brucia la utilizzo solamente qua per la fornacella, o altrimenti guarda qua, l'hai visto? Io brava, io intelligente, c'ho l'intelligenza, dobbiamo dire la verità. E, vedi, vabbè, così vedi è troppo, misura poi perfetta, ragazzi. Ma è normale? Mettimelo sul mobile mio della cabina armadio, che questo è della cabina armadio. Niente, vabbè, quindi ho trovato questa soluzione, altrimenti la salsiccia va a finire, la devo fare sulla piastra. E a me piace tantissimo la salsiccia arrostita sui carboni. Buona, buona, buona. Ah, e un'altra cosa, come una cogliona, mi sono fatta lo shampoo dimenticandomi proprio che dovevo arrostire sta benedetta salsiccia. E quindi, ragazzi, ora vado a mettermi una busta in testa. Non ci fate caso a come ce l'ho gonfia, questi qua sono i miei capelli quando li faccio spazzola e phon. Comunque, mo dopo mi dando a passare la piastra, mi metto la busta in testa e attacco tutto con la molletta. Vedi?
Per chi non ha le cuffiette, ragazzi, ottimo metodo per non far puzzolire i capelli. Sai perché è facile sanguinare dal naso? Perché ci sono moltissimi cavi. Che disgrazia. Non piangere, mi fai sentire in colpa. Evidentemente sapevi che soffri non in colpa. Se non mi paghi, mi prendo anche uno dei tuoi. Stato chiaro. Mi sta bene, sì. Mi sta bene. Vincenzo c'ha caldo. Io apro un attimo qua la tapparella. Eccolo che inizia a muovere un piedino. Quest'altro pure si muove. Vediamo se viene mia. Dove sta? Faccio lo cazzo. A me piace questo culo che si mette così, guarda, con le gambe tutte aperte. Vuoi andare da Christian? Vieni, eh? Aspetta. Ma tu sei una bambina proprio. Madonna, quanto l'amo. Madonna, stringessi talmente forte, forte, forte. Comunque, buongiorno, bentornati in un nuovo video. Eccolo, è la prima da Vincenzia. Non vuoi salutarli stamattina? Vediamo. Christian. Ma non si è messo pure un'altra coperta sotto. Stamattina non vuole salutarli. Stamattina no, ragazzi, niente. Vuole dormire. Stamattina vuole dormire, la princess. Bello moscio, carino, bello moscio. Tieni un bello moscio. Mo dimmi una cosa, il biscottino lo vuoi? Tu sei buona. Questa è la situazione del tempo di oggi. Vado un attimo in farmacia, vado a prendere la crema per la dermatite Jacopo, quella là della Vene, che è veramente super ottima. Questa è là. Oddio, che cretina. A coffee, ragazzi. Ho buttato pure qua sopra. Guarda, si intravede, guarda, un mezzo cuoricino. Vabbè, caffè. Che tempo, ragazzi. Veramente, muio, 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 brutto. Ok, avevo messo... Oddio, come si vede brutto? Aspetta, eh. Avevo messo le lenzuola dei bambini che ho lavato stamattina fuori. L'ho stese fuori, ho detto, tanto piove, cavolo me frega. Giusto perché non posso stendere fuori, ma solo internamente. Però l'ho messi fuori, tanto vabbè, mi frega, tira vento, tirava veramente un bel vento e tuttora comunque lo tira. Ma giusto il tempo di 2 orette neanche pure e poi l'ho dovuto togliere perché è venuta a piove. Però comunque si erano quasi asciugate. L'ho messa giusto 1 oretta in asciugatrice e sono pronte. Ora vado a fare il letto di Vincenzo, il letto di Christian e Jacopo, già l'ho fatto con la di Jacopo, devo dire, l'ho proprio cambiato, lo cambio domani.
Invece, guarda qua quanti panni c'ho da piegare. Invece il letto di Christian l'ho fatto stamattina con altre lenzuola. E niente, moda. Bimbi, su! È moda, fa solo il letto di Vincenzo, ragazzi. E questo è, metto asciugare tutti quei... sti panni che ho appunto da asciugare. Da, no, da asciugare, scusa, da... stirare. Se vabbè, se domani... Tu. Da piegare. Non si stira, ragazzi. Non si stira. E a proposito, ora ne approfitto. Mia mamma è venuta una settimana fa a stirarmi, una settimana, sì, ma pure forse, beh, non diciamo una settimana, a stirarmi quei famosi 5-6 pantaloni che avevo e stanno ancora sulla sedia. Adesso, con la scusa che ho telecamera in funzione, li prendo e li vado a posare, altrimenti stanno bene qua per altri non so quanti giorni. E bicanepi, stirati. Dopo una settimana li andiamo a posare finalmente. 4 che le rompi prima piano, 5 che le rompi prima piano, 6 che le rompi prima piano. Ma tu devi scrivere no. Vediamo se sta. E che lo so oggi? Si stava tappeto in terra per darsi che andava nudo. Piccolina sei tu. Oppla! Chi è lì? No, ferma che mamma sta piegando i panni. Dago, poi a mangiare là e li vado su giubbotto a mamma, vai! Ma domani non si va a scuola, neanche dopo domani. È l'età medio. Che devo fare? Niente, ma sta la cosa adesso, pure i fratelloni tuoi. Non si va a scuola, è chiusa. È chiusa tutta la scuola? Yes. È finita tutta la scuola? Che è finita? È chiusa perché piove tanto. Mia, te leva la coppa di panne, mannaggia. I want to be free. No, no, l'ha lavata Vincenzo ieri. È allungata? Eh? È un bacino qua. Innamorata. Ferma. Dai bacino. Dai bacino. Basta. Basta, basta. No, in bocca no. Solo mamma. In bocca no. Come si mette questo culo? Guarda. Vieni, sali. Sali qui. Sali. Sali. Io nel frattempo sto piegando panni, eh. Manca poco. Ah, tu dici che ci fa la spugnetta? Perché ho visto un trucco che toglieva i peli del cane dai panni quando li lavi in lavatrice. Basta aggiungere una spugnetta così per i piatti. E quindi io ad ogni lavaggio aggiungo la spugnetta. Non sono mangiato una barretta. Sì. Dove stanno i fratelloni? Dove stanno? Dove stanno i fratelloni? Dove sono mamma? C'ho l'orecchietto storto. Dove stanno? Lì? Eccoli. Vai. Vai. Piccolina. Piccolina mamma, cucciola. Ti piace il fuo bordello, eh? Guarda, l'ha preso la busta. Dove stanno i fratelloni, eh? Amore, patatosa. Ma sei troppo carina, tu, una piccola bambina.
Vero mamma, John, piccolino. Ti amo tanto, amore. Piccina, piccinetta tu, amore. Che hanno 18, 24, 20 anni, che 32 anni, quelli che è molto importante, i lati reattivi, il pomodoro, i latte, la nutella campana e tutti gli ingredienti che vanno ad assemblare una pizza sono di estrema importanza. Se la situazione dovesse rimanere così complessa e Ragazzi, no, che presa una! Hai visto? Ci sono fermi, vogliono tutti la palla sui piedi. È difficile.